Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri orologi. Ed eccoci qua con un'altra simpatica puntatella dedicata agli orologi che tanto ci piacciono, ma soprattutto a voi che li mostrate, perché sì, sono gli oggetti. Che sono il fulcro della nostra passione. Ma poi la passione deve essere alimentata dalle persone, cioè dai collezionisti, dagli appassionati, dai possessori di orologi che determinano poi il loro percorso attraverso questo mondo, che non è uguale, cioè, secondo me, non c'è un percorso che è uguale a un altro. Ognuno di noi ha le proprie, il proprio background per il quale può venire influenzato, no? Qualcuno gliel'ha passato il padre, il nonno. Spesso accade, qualcuno ha iniziato da zero senza neppure avere in famiglia qualcuno appassionato. E tutti, tutti i percorsi sono validi. Cioè, non è che ce n'è uno che è predeterminato per essere certificato come percorso ideale dell'appassionato di orologi. No, ognuno può fare come vuole. E vi dirò di più, ognuno può anche scegliere gli orologi che preferisce, nel senso di quegli, quelle coppie che io tanto no denigro, detesto. Bene, se per voi va bene quel percorso lì, fatelo, sceglietelo. No, nessuno vi dice niente, nessuno vi dice niente fino al momento nel quale non li mandate a uno che li detesta. Perché se voi sapete che io li detesto, che, non, che aborro... Quel tipo di orologeria lì Infatti no? da aziende che creano orologini solo per copiare altri e fare cassa eh, per me non, non ha senso no? non... però, se me li mandate, poi dopo io vi bacchetto, anzi, vi indico con il ditino inquisitore. No? Vi giudico, vi giudico proprio così, faccio così anche lei fa così, eh? la scimmietta l'avete mai vista la scimmietta inquisitrice? Io l'ho vista. A volte mette gli occhi a fessura e poi col ditino della zampetta fa così. Come dire, quello lì non va bene. Allora se lo dice lei, tutte le ragioni del mondo, eh, mi raccomando, eh, diamo sempre retta a questi. Siamo animalisti, ci piacciono questi. L'orologio del giorno, eh, ancora una volta, oggi è il, periodo, è il mio periodo giallo e bianco, come si suol dire. Rolex D. 41, quadrante nero, ghiera zigrinata in oro, bracciale giubilino, acciaio e oro, uno scintillio che. In questo periodo autunnale ci rallegra la giornata, poco ma sicuro. Provo lo vedi al polso, ciupatapum, ti senti già figo di per... anche se il tempo è brutto, anche se è uggioso come oggi, qua dalle mie parti. Detto questo, ci inforchiamo gli occhiali, ci inforchiamo, senti che bello. E poi diamo uno sguardino ai vostri orologi. Dito che in questo caso serve per colpire la barra spaziatrice e dare il via a tutto l'ambaradà. Fuoco. Ciao Davide, Ciao Sono Daniele da Roma. Daniele, ho Roma. 42 anni. Beh, Sono il capo dei neofiti Ehi. perché ho cominciato a comprare orologi da pochissimo. Beh. Ti seguo però in maniera molto assidua da ormai da due anni, non perdo Ehi. mai nessun video. Grazie. E devo dire che mi ha influenzato molto, spero positivamente. Oh. Ho solamente orologi. Da, da, da pochi soldi purtroppo non ho denari per permettermi grandissime cose. E non buttatevi giù così, già incominciate col dire che siete poveri come, come la M e vi buttate giù. Ma non servono, non serve avere i denari. Certo che con i denari ti, ti levi degli sfizzi, insomma, però eh, voglio dire, l'ho dimostrato anch'io che ci sono certi orologi da 200, 150 euro che sono la fine del mondo che quasi quasi a volte mi mi biasmo per aver speso i soldi in orologioni così quando magari con un, un simpatico Orient o Seiko 5 ti divertiresti a fare le collezioni e andare avanti a studiare oppure quello Jim Vintage da 300-350 euro potrei, potrei fare la collezione solo di quelli no? a un certo punto senza spendere tantissimi soldi e poi ci sono anche degli orologi come, come quello dell'Admira del 73 che sto indossando spesso no? ci sono anche orologi che puoi indossare quasi quotidianamente poi vabbè uno o due per, per veramente le situazioni nelle quali esci e non devi pensare a niente ci vogliono di moderne no però potrei anche fare solo quella quindi con pochi soldi uno potrebbe anche divertirsi anzi e lì sui login ci sarebbe da studiare da prendere i libri stare lì oppure davanti a internet a ore a cercare di capire quella referenza perché è nata quando è nata ma è un divertimento per me è un divertimento poi oh. e, e ti mostro insomma quei pochi orologi che fino ad oggi sono riuscito a comprare eh. Allora. Buttiamoci giù. Cominciamo va bene con proprio le basi del mestiere quindi il casio digitale oh, ma sì. Io ho preso questa versione brunita perché mi piaceva il colore. E la cosa che trovo molto fatta bene a livello di design di questo giocattolino eh. è il bracciale. Secondo me questo mm. bracciale Dici? su un orologio meccanico di livello eh, a livello di design sarebbe fighissimo a me presidenti. piace moltissimo boh. e questo era il primo va bene il secondo ed ultimo cose. orologio al quarzo oh, ma. allora questo è un citizen radio controllato eco drive titanio è stato un orologio che ho comprato ormai 19 anni fa oh, era il periodo che spopolavano i pilot di Citizen, quelli sì. con il quadrante super affollato. Sì, sì, sì. Ho sì. preso eh. questo perché mi colpì molto questa lunetta traforata, perlomeno all'epoca, 19 anni fa, mi sembrava una cosa originale. Traspirante. E... e niente, non lo paga neanche pochissimo perché eh. all'epoca costava 630 euro, certo. E era un'edizione limitata. Non so se si legge, c'è scritto anche sul fondello Limited Edition. Eh, e è quello che è: è un 44 mm. È spesso a questa cassa sandwich con questo inserto, credo di plastica addirittura. Tra le parti di uranio, eh. non lo uso ovviamente, è abbastanza. si vede che è vecchio, neanche vintage, però insomma ci sono legato perché l'ho indossato per tantissimi anni. Ma ci sta, ci sta, perlomeno Poi dice... iniziamo con, i, con gli orologi automatici, pochi e già visti, infatti, non dirò nulla di tecnico. Però Suiosa. questo passa al convento, come dice la nostra amica Cicciolina e non ti buttare giù. Sì, di zenzuiosa, non dirò nulla perché l'abbiamo già visto tantissime volte. Questo col quadrante giallo. L'unica curiosità che ti posso dire eh. è che questo un paio di anni fa, almeno nella mia città, cioè a Roma, era impossibile da trovare. Questo con il. Ora, sta cosa qua no, degli orologi succede eh, Succede con, con un semplice Citizen su Yosa, è successo con gli Swatch de, de, per Omega ultimamente, anche lo Speedmaster 3861 quando è uscito, appena uscito non si trovava, no? eh, sembrava che dovesse essere la fine del mondo. Anche lo Zenith Chronomaster Sport, no? quello con la, con la lunetta in ceramica, appena è uscito eh, non si trova, bisogna pagarlo di più. Sono... Fuochi fatui, come si suol dire, cioè situazioni nelle quali c'è un hype momentaneo, un picco di richiesta e di interesse che è breve, alto ma breve nel tempo, che porta poi a farlo sembrare in introvabile. No? Basta, basta mettersi l'anima in pace e attendere un pochino e poi le situazioni si normalizzano. Nella stragrande maggioranza dei casi, si normalizzano e diventano orologi come tanti altri, anzi, magari poi li prendi anche a sconto. No? Tu è tutto lì. Quando esce un orologio interessante che va in hype, ecco, sappiate che basta attendere un pochino, un po' di tempo, pensare ad altro, tanto c'è una marea di orologi, pensa a quello che è uscito due anni prima che adesso è sceso dall'hype, Ecco, torni a pensare a quello e lo trovi subito e vai avanti così, non serve volere l'ultima uscita del momento no? a tutti i costi. Il quadrante giallo era veramente introvabile. Eh. L'ho cercato ovunque veniva mm -hmm. resellerato. Venduto al doppio, al triplo so. del destino. Che senso e Un weekend andai con la mia compagna a Parigi così, per fare una mini vacanza. Eh. e Parigi. Alle gallerie Lafayette ce n'avevano in quantità industriali, eh. li ho presi lì senza nessuna difficoltà. E adesso ovviamente si trova per fortuna ovunque, però Ascolti. ecco, diciamo che due anni fa era veramente complicato trovare questo orologio. Visto? Andiamo avanti, così non eh. mi dilungo. Un altro orologino molto Tiffany. semplice, questi colori 5 eh. Sport, questo quadrante turchese, è carino. Ovviamente, eh. quello che è per quello che costa, ci può stare. Bracciale abbastanza scadente. Clasp è ancora peggio, però eh, a me piace la forma della cassa. Poi l'unico seiko che posseggo e non ho avute altri, misura ridotta 38 mm per il mio corso, va più che bene. L'unica cosa ecco, che volevo aggiungere è che degli miei orologi eh, è quello che ha la pasta luminescente più possibile. Eh cioè, questo basta a volte ecco fare così. E si vede già uh, sì, un sì. pochino la, la luminescenza e eh, va bene dai sei un po' dimesso eh. adesso andiamo agli unici due orologi vagamente seri mm. e... sì, bravo bello lo un Hydro Conquest io ho preso questa colorazione verde che a volte verde. con la luce sbagliata sembra nero eh, sì. questo è il 41 mm è il il mio primo orologio diciamo che comincia ad essere vagamente serio mm. e è molto pesante insomma al polso si sente però a me piace sentire l'orologio al polso eh, sì. e è un orologio che va benissimo l'hai recensito lo conosciamo ne abbiamo visti tanti io è un best che... buy best buy e ci piace per ci piace. concludere questo è l'ultimo arrivato anche questo lo conosci bene perché Bello, ci hai fatto bravo, un video, Tissu so PR516 Crono. L'ho preso da pochi giorni, carica manuale. E anche questa è una bella, bella mattonella. Eh. Devo dire l'unica cosa che non mi convince tanto è il suo spessore. Però... Anche qua, no? come nel Tudor Black Bay, che a volte che dico è perché hanno voluto farla così la cassa, bella tutta una murata vedi di fianco senza volerla mh, smussare far sembrare ad esempio un gas quando usa il 7750 no il calibro che usano tu quasi tutti riesce a fare le casse veramente tondeggianti che ti danno l'impressione di essere più sottili. No? È una scelta stilistica perché sennò è impossibile che non siano in grado di fare, eh, di, di fare una Carrur più bassa e una, una lunetta più alta in modo da farlo sembrare un po' più snello. No? È proprio una scelta stilistica come qua, come nel Tudor Black Bay, come in altri orologi che visti di fianco vedi uno spessore che va a ricadere tutto sul lato Carrur. È così, cioè, va preso per quello che è un orologio importante, anche se non è... Importabile, dai. Ora stiamo disquisendo su dei dettagli, ma io l'ho provato al polso, è portabilissimo. Eh. Comunque sia sì, un crono ed è un crono comunque di una fascia di prezzo. Eh, Entry bassa, level. Entry level. Eh. Perché è un crono sotto i 2000 euro. Mi piace molto la policromia del quadrante con queste tre lancette arancioni, la sezione del sottocontatore ore 3 Celeste. È carino, è un bello orologio, insomma. Mi piacerebbe permettermi, potermi permettere qualcosa di più, eh, insomma, qualitativamente migliore, però purtroppo per e adesso... Pessimista. Questo è. Pessimista e basta. Ho finito, sono stato, penso, velocissimo, anche perché non ho altro da mostrarti. E spiace. E quindi continua così. Eh. E love e ciao a tutti. Love, dai, sei è pessimista scoraggiato vedi tutto grigio dimesso veramente cerchi di giustificare la tua posizione economica che non ti permette ma cavoli ma stiamo scherzando ora se ci, se ci ascolta qualcuno che veramente ha dei problemi economici come si deve e vede che uno ha speso 2000 euro in un cronografo eh, e altre centinaia di euro in, anche nell'intro nel, conquest più di mille passa dice ma sto qua mi sta prendendo un giro ha problemi economici ma e butta via i soldi così negli orologi quindi evitiamo di no, buttarci giù perché io lo capisco bene che si vedono qua collezioni di orologi da decine di migliaia di euro ma non significa niente questa situazione qua con migliaia di euro buttati via in orologi ti pone veramente nella, nella parte alta delle persone che sul pianeta terra non hanno problemi e stanno bene, sinceramente, detta proprio papale papale eh, perché se no stiamo a pensare 2000 euro in un cronografo. Uno dice uh, ma dove ce l'hai i problemi te? Detto questo, se un neofita, però dai, pochi orologi, pochi orologi. Teniamo vabbè il, il pilot di Citizen ci sta perché è un orologio che fa ha fatto la storia a modo suo, quindi anche tenerlo in collezione ha senso. Per me non avrebbe senso comprarlo adesso perché non ce l'ho mai avuto, e prenderlo per dire Sì, c'è un pezzettino di storia. Non mi interessa in questo momento. Però se ce l'hai avuto e ha fatto parte della tua storia e della storia dell'orologeria, ha senso che tu lo abbia. Poi c'è lo suiosa, bello, con poca spesa tanta resa. Il Seiko 5, dico la cassa Slim, anche quello lì, bellissimo. L'Hydro Conquest, signor orologio. E il cronografo di tisu, signor orologio. Ora io ti do 7. Ti do un bel 7 con 4 semplici, 5 semplici orologi che possiamo considerare entry level, anche se sono soldoni, come ho detto. E eh, ti sei preso un bel 7... E, e non ti si può dire niente, non ti si può dire niente. Non è che posso dire, no, posso andare a sindacare col ditino le tue scelte, non il tuo percorso. Cosa chi sono io per farlo? Hai fatto delle belle scelte per quello che riguarda te. Io le condivido perché per una, per una coincidenza astrale i nostri gusti più o meno sono identici, o perlomeno, dici che ti ho influenzato io. E va bene ci sta. però mi piacciono quegli orologi lì. E quindi ho dato un bel set. Bravo amico mio, prossimo video, magari ce l'ho con più orologi. E che la scimmietta non si butti giù così, che non sia triste, dai, che soldini ce li ha anche lei! Dai, dai. Ciao Davide, complimenti Ciao. per il canale. Grazie. Eh, cercherò di essere breve e conciso nella presentazione della mia piccola collezione. Intanto, che diamo un'occhiatina allo sfondo, perché ci ha messo tre macchine fotografiche. Fotocamere. Chiamiamole fotocamere? Che si chiamano e quindi eh, si presume che sia un appassionato di fotografia. Cosa che io non sono, eh. io sono obbligato ad utilizzare fotocamere. E strumenti per realizzare video, che cioè che mi diverte. Io quando, fa, quando faccio le, le riprese di un video di, di un orologio, mi diverto, mi diverto proprio a fare le riprese. cercare di capire come sfruttare al meglio questa Canon EOS 50M eh, macchina che costa 500 euro. Che 500 euro ci sembrano tanti anche a me. Per quelli che sono appassionati di macchine fotografiche dicono: ma 500 euro è, è Un giocattolo, ho capito cosa come siamo messi, qual è il punto. Di vista di ogni persona è differente. Io mi diverto a fare le riprese degli orologi. Mo' sto deviando proprio perché nel momento in cui io faccio le riprese, ci piego anche un'ora, due ore eh, a fare le riprese di un orologio. Lo studio mentre io, mentre io lo sto guardando con una macro, lo guardo dallo schermo e a parte che lo vedo meglio, no ingrandito è lo studio, guardo, ah, guarda come è fatta la carour, guarda come è fatta la lunetta mm, gli indici però sono fatti così, eh, mi diverto capito? Sono, è tutto, sono tutte nozioni che entrano nel mio bagaglio quindi il tempo che impiego per fare le riprese dell'orologio non è buttato via intanto per farlo, farvelo vedere a voi come si deve vedere un orologio e poi per me, per imparare, per progredire eh. se sei appassionato di, di, di fotografia chissà che riprese faresti però d'altronde ognuno ai suoi limiti anche troppo che le faccio primo orologio Seiko SQ100 Sports oh, che bello. orologio effettivamente per me è il più importante perché è, è il questo. primo e unico orologio di mio padre è e questo il primo porso, giorno questo. di lavoro e tolse il primo giorno della pensione Minchia. secondo mio regalo di laurea il mio primo orologio automatico Sovisodate Bello. Questo l'ho fatto incidere con le mie iniziali, ah. è un ricordo della mia laurea e l'ho scelsi perché questo è la riedizione del primo orologio eh, a inserire la, la complicazione giorno e data ehm, come orologio popolare, diciamo come brand popolare inserire orologio, la complicazione data e giorno. Yes. A seguire, già visto più volte sul canale, Khaki Field meccanico movimento a carica manuale H50 sempre bello bello sì poi passiamo al tisso PRX, PRX. questo l'ho presi appena uscito eh, c'era soltanto quando è stata fatta questa riedizione. il movimento al quarzo io lo volevo al quarzo perché è rappresentativo appunto di questo eh. orologio degli anni 70. Ci sta. E secondo me veramente un bello orologio da indossare tutti i giorni, ha un bellissimo bracciale è, diciamo, adatto a tutte le occasioni. Ma certo. Per i miei 30 anni i miei amici mi hanno regalato questo Tissot Star 1000. orologio secondo me sottovalutato. Eh, uh -huh. Powermatic 80 come movimento, io ho cambiato il cinturino, ho messo questo racing che Ci secondo sta. me ci sta. si adatta molto bene. bello eh, Bellissimo, bellissimo. Questo quadrante mi, mi ha fatto innamorare la prima volta che l'ho visto. Mm. A seguire, passeggiando con mia moglie, oh. abbiamo trovato questo Tissot Heritage Banana. Banana. È una riedizione di un orologio dei primi anni del Novecento, fatta a Tissot. È un movimento al quarzo, anche questo. Mi piaceva la cassa rettangolare e con questo, diciamo, eh, questa forma curva, eh, appunto chiamato banana proprio per questo motivo. Secondo me è adatto a situazioni anche eleganti. Ma sì. È veramente particolare. È un po' un quarzo, ma non è colpa sua. Eh? A seguire, so che questo non ti piacerà, ma oh. cercavo un orologio per andare al mare. Ah. Impermeabilità 200 metri, eh, un'alternativa un po' tamarra al vabbè. classico. Eh, Pro Master o Seiko a eh, qualsiasi voglia eh, eh, diciamo eh. un orologio da battaglia da indossare nelle situazioni un po' più allora come, come cassa sarebbe anche bella eh? veramente una bella cassa no? si ricorda un po con, con le assi così un po il samurai di Seiko molto agudo lì eh? belle spallette di protezione della corona quindi anche la ghiera no? con, que, con questi che, insomma quanto può essere funzionale senza numeri non lo so però c'è cioè questi, questi bulbi eh? Poi però si butta tutto via nel quadrante con i numeri romani, l'open art, l'altro quadrantino, cosa sono i sec piccoli secondi, sì. Insomma è un, è un gioco sportivo che da, da utilizzare come per immersioni, da andare al mare, i numeri romani, il quadrante aperto, i piccoli secondi, piccoli secondi proprio zero. Cioè come fai a vedere il funzionamento in immersione, no? i piccoli secondi se vedi sta funzionando. Ci vuole una bella lancetta con il, il lollipop sopra che la vedi che luminescenza zero, beh, presumo, è luminescenza zero. Quindi, è un pochino un, un controsenso un orologio così muscoloso, spigoloso, sportivo con un quadrante così secondo me hanno preso il quadrante di un orologio classico di Bulova l'hanno trapiantato in questa cassa hanno detto abbiamo fatto l'orologio sportivo e eh, sono buono anche io a farlo così tranquille in cui si vuole eh, diciamo apparire mm. bocciato eh questo è un orologio di mio suocero che in realtà oh. ho preso uh, per metterlo a posto per revisionarlo, e revisionarlo facendo qualche ricerca ho visto che è un Seiko degli anni 70 un, diciamo uno skin diver eh sì. molto carino e particolare eh. lo fecero con tre quadranti bianco, blu e nero e questo bianco è abbastanza ricercato quanto ho capito è in buone condizioni è stato in un cassetto per, per tanto tempo e dopo un trasloco Uh, io mi sono offerto di appunto metterglielo a posto, ho cambiato cinturino, ho fatto revisionare e ora è tuo. va che è un piacere. E non lo restituisci più. <ride> bravo, bravo. Prossimo uh, della collezione è un orologio che in seguito al trasloco mio suocero ha deciso ecco. di donarmi. Eh certo che questo. Questo è un Omega Genève degli anni, fine anni 60, del 69 esattamente, uh, della sua comunione eh, ed è stato in un cassetto. Ecco fatto praticamente per tutto il tempo, alla corona originale, come si può vedere, oro. È in oro 18 carati. Che culo che hai avuto. E il quadrante è perfetto, è un orologio che a me fa impazzire. Io ci ho messo questo eh, cinturino di lucertola e lo trovo davvero bellissimo, è adatto come dress watch, eh, diciamo che nelle occasioni importanti alterno questo e appunto il viso date della mia laurea, ma veramente veramente un pezzo tenuto benissimo per l'età che ha ecco ora mi viene in mente che io esorto esorto, invito eh, e auspico che chi diventa possessore di questi orologi trovati nel cassetto che sono giunti ai giorni nostri e sono quindi perfettamente attendibili, credibili, hanno tutte le cose a posto, no? perché ce l'aveva il nonno questo e il suocero chi era arrivati, io esorto a continuare a mantenerli nel loro stato originale e a continuare a per poi tramandarlo in futuro perché la speranza ogni volta che vedo qualcuno che trova un orologio che è rimasto nel cassetto per tutti questi anni e che salta fuori direttamente dagli anni 60 pronto fatto finito dico mi, meno male ma allora ce ne sono ancora di questi qua che si possono trovare e, e di cui possiamo goderne anche noi no senza dover andare per forza a cercare quelli accrocchiati la corona cambiata eh, che è normale la maggior parte sono così quando capitano questi io vi esorto a mantenerli nel loro stato Originale, fargli manutenzione e cercare di preservarli per i posteri, eh? così magari anche fra 100-200 anni riusciremo ad avere gli orologi de, degli anni 60, del novecento in uno stato decente e godibile per vedere come erano fatti. Oh. infine, vai? gli ultimi due pezzi della collezione se ne va. Questo mi è venuta la scimmia appunto in seguito a un video che hai mostrato uh, un paio di mesi fa bon in bon cui si. è stato mostrato un Malibu e quindi mi sono messo alla ricerca di Bon Mercier diciamo per approfondire il marchio oh, bravo. e so, mi sono imbattuto in questo Capeland piccoli che secondi è, carino. è un orologio veramente secondo me carino, uh, molto bello uh, Usato ai segni del tempo per carità, ma si adatta a più situazioni. C'è questo bracciale che non so come si chiama, però molto boh. carino. Ci cioè andrebbe, diciamo, fatta una lucidata. Eh sì. eh, però diciamo che mi soddisfa molto e lo indosso con piacere, con piacere. Bravo, ci piace. Così. Ultimo ancora? Hai detto è il ultimo? un orologio a cui ho pensato molto <coughs> prima di eh, comprarlo perché diciamo, per la spesa, come puoi vedere, sono tutti più o meno. Da un livello di spesa, uh, diciamo, medio, e il mio orologio più importante Top, dal punto di no? vista economico, diciamo, Ebbè. è questo Omega Speedmaster Racing. L'ho preso durante un viaggio e mancavano cronografi alla mia connessione. Eh, sì. E una volta visto e provato, Firmatico me ne così. sono innamorato. Eh. So che AI più non piace perché non è il Moonwatch, ma allora questo qua mi piace. cioè il racing eh, il racing solitamente per come sono abituato a vederli io quelli forse è la, la serie precedente non mi piace in generale quelli colorati quelli Michael Schumacher quelli lì questo qua invece ha il suo perché ma credo che sia proprio l'unica colorazione il nero così che mi riesce a dare soddisfazione gli altri no ma io lo trovo lo trovo tutto sommato uh, un'ottima una, un alternativa al Moonwatch, che è un po' più grande questo qua dovrebbe essere 38 se non sbaglio mm. Onestamente a me non frega niente, eh, a, a me piace molto. Ha certo. un movimento automatico coassiale, la Data Ore 6. Una volta indossato, ho capito qual è la differenza nella percezione di un orologio, diciamo premium, di alta orologeria, rispetto ai dei bei e validi, bei e validi orologi eh, come, come quelli che già possedevo. Bene, Ti Beh, ringrazio anche. per lo spazio che mi hai dato. Sono stato entro i sette minuti e quindi tanti auguri per il canale. Grazie, e love. Love, 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 love. Ti do un bel 7 anche a te perché il mezzo punto in più fino all'ultimo orologio ero sul 6,5 e eh? mezzo. Stavo già ragionando sul 6,5 e mezzo, poi il mezzo punto te lo sei guadagnato con quel bellissimo Omega Speedmaster lì racing che ha sollevato le sorti della tua collezione. però voglio dire, niente ci nega di, di ricordarci che. Anche gli altri sono orologi validi, no? Eh, sono tutti un pochino, diciamo un tissu, un paio di tissu, tre tissu e eh, quattro tissu e eh, quattro tissu. Plo Banana, la sister, eh, no, però un po', un, po', un po' monotematico, no? Poi c'è gli orologi che ha ricevuto, quello Omega d'oro che è uno spettacolissimo. Il Bulova uh, con il quadrante open art che fa vomitare e il BOMI Mercier, che è simpaticino. Eh, ti muovi un pochino tra il vintage e il moderno in ugual modo orologi e level ma anche no, perché il boume merced dovrebbe costare anche dei soldini. Comunque dai, bravo, Io, per me sei promosso e ti rinnovo l'invito a portare in alto la bandiera di quello mega lì eh, completamente in oro che hai ricevuto come lascito, porta avanti. Che, e speriamo che durino nel tempo tutti questi orologini che se ne possa godere a, a più non posso. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli amici del canale. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici del canale. L'autopsia giudiziaria. Che cosa vuol dire questo? Atlante mondiale dei vini. Mo, L'autopsia giudiziaria. Non so se sia un libro di autopsia, eh, veramente del corpo umano, a tecnica diagnostica giudizia. Fa paura, sta cosa. Mi fa paura, va bene. Poi l'Atlante la, mondiale dei vini. Chiaramente si è anche appassionato dei vini. Perché dopo un'autopsia e vedere tutte quelle schifezze. Beh, ubriacarsi e dimenticarsi di quello che si è visto. Bravo. E anche, anche le. Mm, di fotografia, perché vedo lì che ci sono delle, delle ottiche, va bene. Boh, tutte le passioni del nostro amico, fare autopsie, bere vino e fare fotografie. E grazie per questo spazio che ci vale. Ogni tanto per mostrare le nostre collezioni, Io ti mostro la mia, una collezione relativamente recente, Io ho cominciato 4-5 mesi fa ad appassionarmi cioè o meglio, ad appassionarmi prima, a costruirmi una collezione 4-5 mesi fa. Uh, e devo dire che il tuo canale è stato, diciamo, il mio primo e principale spunto, allora. Partiamo subito, parto con un classico, quello che ho comprato prima di appassionarmi in questo mondo che continuo a usare con piacere, è lui, ah. un Moose Watch Pluto ah. onestamente lo uso ancora quando voglio stare in un posto senza ansia per l'orologio, tranquillo, molto leggero mi piacciono i colori, mi piace la forma che chiaramente è quella del, del Moose Watch, è, è iconica è uguale, è uguale, dire, uh, fa il suo, fa il suo, bravo allora, il primo orologio che ho acquistato è questo Seiko 5 Sport eh, ho cambiato il bracciale. Io ho messo questo cinturino alla strappo. Anche se scimmiotta un po' l'Oyster devo dire, lo rende no, no. super, super, super confortante. Ci sta in bene, dai. Giorni, il mio orologio quotidiano per andare al lavoro Te è lo veramente bello. La casa Slim ha un bel profilo con questo cinturino. Devo dire, è bello questo cinturino, dai. C'è ci poco da dire. È bello. Poi, andando avanti, andando avanti passo un altro classicone. Lo l'ho dato quest'estate molto. Ah. Pro Master Full Lume cinturino arancione. Io ho preferito il cinturino arancione perché? Perché le scritte che c'ha al di sopra sono in arancione, eh, secondo me ci sta benissimo. Scusa, il cinturino arancione, anche meglio del giallo. Però comunque un orologio che d'estate sta benissimo un classicone da tenere, 200 metri di diver costa poco. Onestamente, non ha manco la ghiera troppo. Ah allora. no. un pochino. Vabbè, vabbè. Eh, però però un bello orologio. Certo. Proseguendo, un orologio che so che non apprezzi tanto, io invece lo trovo veramente. Simpatico, ah, bello assai, dai. Glissin Ironman numero 1 Urist, quindi quello senza lancetta gmt Tutto bianco, eh, carino. Allora, devo dire: 36 mm, bianco su bianco, eh... tutti i numeri. Ah, non è facilmente leggibile eh no. in alcune condizioni, bisogna ammetterlo. Il fatto che batte le 24 anche lo rende un pelo eh, complicato. Per... Mamma mia, immaginate un po' avere un 36 mm così tutto bianco, con l'orario le... che si deve leggere sulle 24 ore senza contrasto oh ma ci metto mezz'ora io faccio così dico Scusi, che ore sono? io faccio poi tiro fuori il telefono dico sono le tre e mezza poi li metto dentro il telefono poi li continuo a guardare però è bello così però ha molta personalità ha un bel heritage e, e poi comunque al prezzo che viene offerto tipo 800 euro uh, hai un a 330 fondamentalmente che comunque è un signor calibro rispetto certo. a 3200, di un altro orologio in collezione quindi sì. onestamente mi piace molto l'ho tenuto per un sacco di tempo con un nato Ora sono tornato a metterci il suo cinturino perché secondo me lo fa un po' più pulito un po' più utilizzabile però è un orologio che indosso devo dire anche perché è molto leggero con piacere con piacere, piacere certo e a soddisfazione passo a un orologio un'occhiata che ho fatto da Pasquale Minici un secondo polso eccolo qui doxa bello un doxa 600t sia rambler quindi 40 argentini un orologio che si vede non tantissimo francamente eh, ma che mi piace molto perché questo, questo si legge 100 t è un po' più piccolo cassa 40 spigoli Vivissimo, ha veramente degli angoli super super spigolosa come linea. Sono belli i Docks, eh? Il è molto bello, questa è la versione con la lunetta in ceramica, perché lo fanno anche in acciaio. ha uh, preso un prezzo veramente super, fondello bellissimo chiuso Un po', un po spesso, ma neanche eccessivamente. E devo dirti: a eh, me questo piace tantissimo, un diver veramente tecnico con delle forme davvero inusuali. Ci piace proseguendo, eh. uh, vabbè, un classicone. Uh, Movis Lacroix Icon oh, certo. 40 grigio che poi in realtà con la luce come vedete alcune volte vedete le sfumature che vanno tra il viola e il blu uh, 42 l'ho scelto volevo un po' più di presenza l'orologio è bellissimo onestamente bel fondello aperto non ci dice nulla di che uh, lo indosso spesso con i suoi cinturini in calciatura uh. originale c'è cioè uno blu e uno verde quello blu gli sta benissimo ora lo tengo braccialato però devo dire che secondo me col cinturino sì. prende anche qualcosa in più come personalità sì, esatto 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 mm. Proseguendo, uh, ti mostro quello che è stato diciamo, l'ultimo acchiappo che ho fatto, eh. uh, che ricorderai forse, mm. perché tu l'hai messo nel video, ma io l'avevo preso prima che uscisse il video, uh, mm. scusate amici che ne se i secondi pulsi, questo è un Omega Speedmaster referenza 3520 del 1998, quindi un Triple Date, l'altro si chiamato MK40, un calibro giù 7751. Questo qua era l'orologio che ho visto dall'amico Giacomo della gioielleria Pasquale Domenici, tra gli usati, aveva questo, è quello che mi ha colpito di più, che ho detto, ah lo prenderei. E l'aneddoto la, la, è che questo amico l'ha comprato prima di vedere, cioè io ho registrato il video, l'ho fatto uscire dopo due giorni, e nel, tra il momento in cui ho registrato il video, l'ho fatto uscire lui l'ha acquistato senza aver visto il video, cioè ha telefonato al negozio per chiedere quali usati ci sono, gli ha detto c'è l'Omega Omega Speedmaster, preso, è un bella chiappo perché il prezzo che ha pagato è veramente veramente irrisorio eh? con una serie di complicazioni quindi poi interdate uh, ore GMT uh, a ore 9 insieme ai secondi continui a ore 12 abbiamo il giorno e il mese uh, e eh, questo è l'altro protagonista del video il gatto eccolo qui Miau. Eh, comunque è il mio gatto e niente facci vedere su, il gatto e io ho un bellissimo 38 mm l'ho preso braccialato ma io ho messo questo cinturino che sono le in chiamava gli indici che sono i primi in Luminova già non sono più più al trizio perché omega nel 97 ha tolto mi pare il trizio, uh, è un cinturino non, non, non originale da market però ci sta molto bene, secondo questo spirito un po' sì. corsaiolo che gli dà questo aspetto, aspetto mi piace molto così, con mi piace anche con il bracciale però ho preferito tenerlo così con un grande acchiappo onestamente a un prezzo veramente eccezionale. Eh. Adesso passo ai due vintage, uno uh, l'unico lascito di mio nonno, uh, un orologio cassa totalmente in oro, 18 carati, oro rosa, anzi a ragno, un... Uh, Filippe Watch dalla scritta, se vedi che se è Filippe e non Philip. possiamo vedere che è stato fatto sostanzialmente prima del 1947, eh. perché mi pare che Filippa fece causa Filippo Watch invece cambiare il nome sì. e quindi diventò non più Filippe Watch, ma Philip Watch. Sì, sì, e questa sì. è esattamente la copia della cassa del Calatrava 590, quindi era proprio esattamente la copia esatta eh. di, un, uh, di un Calatrava 590, con scritto anche Filippe Watch. Bocelle, di Napoli, dove sono io, quindi poi cioè, uno dei, dei primi omaggio, veramente omaggio seri. Sì, che fece, poi in realtà ha eh. dovuto cambiare nome. A me piace, poi c'è un valore affettivo per questo orologio, ovviamente. Però comunque, cassa totalmente in oro. Il quadrante non mi dispiace, con i numeri arabi non completi. La secondina O6. Lo indosso con piacere devo cambiare il cinturino, però perché me l'hanno dato i miei per la Laurea restaurato con questo cinturino, ma questo cinturino non mi piace, proprio a metterlo in nero. Sì, Lo sentivo ancora. Fatto. Nero è meglio. Secondo vintage è questo ed è uno Zenith Elite Carré 670, quindi calibro Elite automatico della Zenith, tutto coevo, corona logata, sì. fibbia logata, cinturino chiaramente non originale, scatola contro scatola, tutto completo, veramente tantissimo, Orologio di forma 34 mm, 40 argenti, Veramente, veramente, veramente un bello orologio. Onestamente. Sì super sottile, bianco, eh. con questo cinturino prende anche un po' di sportività, lo indosso con piacere tra l'altro pure essendo di forma sul mio polso da 7 e mezzo sta veramente bene. leggibilità. leggibilità, ultimo ops, ultimo orologio, diciamo mi il mio pezzo forte della collezione, eccolo qui, Breitling Crono Totta. 42 BU01 quindi il calibro di manifattura, quadrante Racing Green preso da Pasquali Dominici. Beh. veramente un un pezzo incredibile, un bracciale è fantastico il calibro in house, è un gioiello, un orologio stupendo, mi sono innamorato, veramente fantastico. Devo dovevo scegliere il mio primo cronografo serio e non ho avuto dubbi, onestamente non ho avuto dubbi a prendere questo rispetto anche a un Omega Speedmaster. Ha fatto bene, ho fatto bene. Si costeranno lì, anzi forse qualcosa in meno, però questo onestamente mi ha stregato. Bellissimo. Un orologio fantastico, c'è cioè anche al polso, chi ha un polso non enorme come il mio, però vi sta benissimo e lo adoro. E niente, sono andato un po' più lungo di 7 minuti, spero che lo pubblicherai lo stesso, eh certo. e come ho detto questa è la mia collezione all'inizio, ho cominciato da qualche mese, quindi spero tra qualche anno di mandarti un video aggiornato, però grazie veramente per lo spazio che ci dai, per la passione che ci metti e love. No. Love, 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 è che, che è iniziato da pochi mesi, ce ne siamo accorti quando hai detto che il tuo primo orologio... Che hai acquistato è, è il Moon Swatch, no? lo Swatch per Omega, che è uscito poco tempo fa, quindi già lì inquadra un po' il tuo arco temporale ristretto, però hai fatto, fatto una serie di acquisti veramente notevoli. Nel senso che riesci a spaziare tra il vintage, tra il moderno, tra l'entry level e poi anche te come amico di prima fino all'ultimo era un 6,5 il voto poi invece quando è tirato fuori il Breitling, eh, cronomat, Spatapum, l'altro ha tirato lo Speedmaster, il Breitling e ti becchi un 7 anche te giustamente e è, proprio a, di a differenza cioè qua ci sono, sono due video nei quali uno ha scelto il, lo Speedmaster Racing in luogo di, di altri cronografi è uno che ha scelto il Breitling Chronomat, cronografo, in luogo di altri cronografi. Co per questo per mettere in evidenza come ognuno di noi sceglie un pochino gli orologi che, che più, no? senza seguire il mainstream, perché come ho fatto io, lo Speedmaster, lo Speedmaster, il Moonwatch, no? però riconosco sia al, al Racing che a questo, come allo Zenith El Primero, oppure come al Navitimer, oppure metti ce ne altri, Dayton. Eh, il valore che devono avere come cronografi, a livello di cronografi, no? Però te invece hai scelto il Breitling Chrome, che con quel bracciale lì a me mi piace, mi piace tanto. lo facessero da 40, io probabilmente lo prenderei anche, anche se insomma una volta che ho il GMT col bracciale così poi dopo mi si stufa, mi si stufa due, due orologi con lo stesso bracciale, mi si stuferebbe. Potrei metterci un cinturino, eh, da vedere, tanto da 40 non c'è. L'ha fatto così da 42, poi c'è il Super cronomat da 44. Quello lì è per gente che piace, la gente che piace quindi non fa per me. Detto questo, 7 te lo sei preso, promosso. Sei promosso? Il ditino qua non serve quindi lo mettiamo nella fondina e passiamo al prossimo video. Ciao Davide, sono Luigi da Mendrisio. Buonasera a tutti, volevo presentarvi la mia. Ma sto qua mi sta piando per il culo oppure a me dalla la voce mi sembra eh, l'amico milanese imbruttito che ogni tanto manda i video. Eh, non so, ora sentiamo la mia discreta collezione. Cominciamo con questo: è un Vetta, praticamente anniversari. Un ETA 2834 se non ricordo male. Uno splendido orologio. E tutto qui, boh, io non poi so, passiamo al mio Hamilton Khaki Field in titanio. Anche questo, un bellissimo orologio. <ride> praticamente è un cassa 42, legge, sta leggendo, eh, niente, sta leggendo, dire, un, un H10 come tutti gli Hamilton spero che si veda bene, Sì, perché da qui non vedo tanto bene, vedi una chitarra, una tastiera ma io sono un musicista, poi abbiamo qui questo Lockman, uh. che ha detto un Monte Cristo, uh. eh. Praticamente è un... Ma dove un, va? Un, un, ma lo vedi che lui sta, sta cercando di leggere no? da qualche parte tutte le cose che si è scritto e, e l'orologio lo, lo fa muovere così e non, non lo inquadra, è fuori fuoco. Cazzo, ma fate un po' le, i video come si deve, no? Montecristo in carbonio, il titanio, anche caschi, le belle. E passiamo eh. all'altro. Eh, poi... Un Hamilton. Un Hamilton Scuba che anche questo molto bello, un H10 40 di diametro di cassa, profondità 10 atmosfere. Mm. Poi questo splendido Chryso... Questo, questo qua è fuori. È un... Cos'è eh, che schifo? Aspetta, un SEA Master 1000. Se non ricordo male, un SEA Master 1000. Non è SEA so Master che... 1000, è il... SEA 1000. È molto bello bello è bello Un bello bello un, un bel bello bello E' bello 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 Tribute. bello uno splendido. bello bello Longines. Bellissimo Longines! bello 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 preferiti. Preferiti, eh, bravo. È chi che è? bello 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 Chitarrista metallaro, eh. faccio tutta la musica Hamilton Abbiamo qui questo Christopher Wolf C60 tridente Pro 300 che porta un Sellita SV200, bel bel bohemian che scrive. Eh. E poi passare a questo Zodiac Sea Star, Super Wolf, eh, no, Star, no, è Super Wolf e basta. 53 è un Schilduber, anche che ha un Sellita 200, se non ricordo male perché lo ricordo tutti, eh abbiamo qua un Glycine, Glycine Mortal Kombat o qualcosa del genere, Kombat. praticamente, no è un combat sub e basta, non è, non è un Mortal Kombat, è un'altra roba, è un Sellita SV200, per passare a questo squale, bello, 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 molto bello, fa il suo, e come dite voi, eh, praticamente è un 1545, che si è un Sellita sv e poi passare a questo splendido e eh belar scafografo, 300 servizi. Sì. Che schifo, schi, eh, 43 valvole di e adesso seguendo con questo. Ancora, che è c'è l'aria È praticamente un MV145. Ma mi sa che c'è un meccanismo giapponese NH35, qualcosa del genere lì. Un arsenale, ostia. Poi, questo stupendo Seiko 5, eh, bello anche che schifo! Eh, automatico eh, che, dire, che dire di questa che, Seiko 5? Ottima marca! Ostia, che non è mica da dire! Eh. Passiamo a come li metti? cadono. Un altro bel orologietti, sempre lì. È un Seiko 5, eh, molto bello, bello. Qualità perfetta. Qualità perfetta. E per l'ultimo, che schifo. No, Bostok. La vedete? La vedete bene? Eh? Oh, ok. E gli ultimi tre che sono dei qua sono. Eh. Beh. Che schi! Se non mica neanche così, eh, le un ma. Eh, però, le belle, mi è piaciuto. E poi che schi. Eh. Omega, Swatch, eh, sguardo, se eh, lì, che cosa, l'acqua, che, che schifo, non lo so. E finiamo con questo vogari, perché che schifo è bello questo POC eh, fai facile ciao a tutti, buona serata e grazie, grazie della pubblicazione bah bah vabbè uh, a parte il perculamento cioè perché se sei normale così ti chiedo scusa però uh, se sei normale così si sei messo male quindi era un perculamento chiaramente a parte questo gli orologi cavolo sono, sono anche belli eh, cioè, io sinceramente ti avrei, ti avrei dato anche un sette e mezzo per tutti questi orologi, te lo avrei dato, in realtà non te lo do, non te lo concedo, eh, come diceva Rocco Siffredi, no, 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 no. e ti do un 4 ti do un 4 per l'esposizione per, per come hai trattato gli orologi, perché li mettevi a posto, cadevano, puttupin, putupum puttupan, put e te te ne fregavi, cioè, questo no, no, non è un sentimento verso gli orologi, te li, stai trattando, li stai maltrattando e, e ti becchi un bel 4, tondo, tondo, preciso, sarà il primo 4? No, non lo so se è il primo 4, però tutto l'insieme, in realtà sono belli orologini, eh, tutti di... Medio livello, non c'è niente che spicca oltre, che va oltre a fare il botto. No? Medio livello, sì. Ma anche okay, l'Eberhard è bello, eh, è abbastanza... Vabbè dai, comunque il 4 te lo do e te lo tieni, ti arrangi. Io non, non ne voglio sapere, non ci interessa. Ti becchi il 4 e, e, e torna a Mendrisio, Mendrisi di BDBUMPI, di TiPI. Hm? Oh, detto questo, a me mi sembra di aver detto tutto. Eh? Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua come al solito. Devo andare, devo andare. A vedere i gattini su Instagram, ho sentito un miau lì. La scimmietta ha fatto un sorriso così. Ha sentito un miau. Ha detto andiamo a vedere i gattini. Andiamo a vedere i gattini. Vi ricordo, gli appuntamenti fissi che, come sempre, sono quando voglio io, il più spesso possibile qui su YouTube. Love.